La quarta parte che state per vedere voi, visto che si parla di modellini di Ultimate Marvel contro Capcom 3, questi modellini sono tutti in 3D, ora Gabriosta vi farà vedere qualcos'altro. Siccome l'altra volta abbiamo visto tutti i nuovi e vecchi personaggi Capcom, ora se mi seguite con attenzione vi dirò questi della Marvel, nuovi e vecchi. Questo è Wolverine, il mutante degli X-Men, che voi lo conoscete tutti e anche Gabriosta lo conosce. Wolverine è un mutante, è armato con i suoi artigli adamantio e ha un fattore rigenerante, può continuare a rigenerarsi e non muore mai. Vederlo originale giallo e blu mi piace, ma guardate che succede quando cambio colore. Diventa marrone e giallo ocra. Poi tutto grigio e nero di X-Force, tutto blu e rosso, verde e azzurro. Questo è l'incredibile Hulk, dei Vendicatori. Non vi conviene farlo arrabbiare perché quando si arrabbia diventa ancora più forte e muscoloso, scaraventa ogni cosa e butta tutto giù. Poi avete visto, ha una pelle verde e pantaloni viola. E poi avete visto. Che denti che ha? Ha i denti grossi, ma è il più pericoloso. Ma sta dalla parte dei buoni e aiuta sempre i Vendicatori. Ma guardate, succede quando cambio colore. La sua pelle cambia colore anche i suoi pantaloni. Poi diventa tutto grigio, tutto rosso. Poi con le vene nella pelle non mi piace, fa schifo. E poi la pelle blu, sì, ma Gabriosta non ha mai visto una cosa del genere, Blue Hulk. Questo è Iron Man, un altro membro dei Vendicatori. È un robot giallo e rosso, ha il potere di volare, può sparare dal palmo delle sue mani e dal suo petto che è l'uniraggio. Però sta sempre dalla parte dei buoni ed è sempre con noi, Iron Man. Ma cambiando colore, guardate, succede, diventa tutto grigio metallizzato come War Machine, poi rosso e grigio, tutto blu, tutto dorato, grigio e giallo. Questo è Capitan America, il leader dei Vendicatori, che ormai noi lo conosciamo, è un idolo per gli appassionati di tutto il mondo. Come armi possiede il suo scudo, che è indistruttibile, lo lancia come se fosse un boomerang e poi gli ritorna. Lo lancia sempre con mira infallibile e i proiettili non gli fanno un graffio, però combatte il crimine. Avete visto? Ha tutta la tuta blu, i guanti rossi e gli stivali rossi e poi sulla testa ha un paio di ali come Asterix. Poi vediamo che succede quando cambiamo colore. Sì, è. Gabriosta non ha mai visto una cosa del genere, non ho mai visto lo scudo di Capitan America cambiato. Poi lo vediamo tutto così strano, poi rosso, un po' blu, un po' nero. Poi avete visto? È vestito come il punitore, ma cambia il suo scudo. Ecco il prossimo personaggio. Questo è Deadpool. È il mercenario chiacchierone. È un ninja tutto rosso e nero. Però è degli X-Men, Deadpool. Non sta fermo un secondo e continua sempre a parlare e non sta mai zitto. Poi avete visto dietro la sua schiena ha un paio di katane e poi spara con le sue pistole. Poi avete visto ha cambiato colore, può diventare rosso, giallo e nero. Giallo e blu. Poi tutto grigio, ma a vedere così sembra come X-Force. Questo è il Dottor Destino, il robot malvagio che vive nel castello di Latveria con i suoi Dumbot. È tutto grigio e ha un mantello verde. Il Dottor Destino ha sempre odiato i Fantastici Quattro e sono i suoi nemici principali. E poi ha il potere di volare e di sparare. Guardate, cambia colore il suo mantello. Ok,
averlo tutto nero, tutto rosso. Invece questo è un altro nemico dei Fantastici 4, Super Skrull. Sapete chi è Super Skrull? È quello che sta sempre con gli Skrull, ma ha gli stessi poteri dei Fantastici 4. Ce li ha tutti e quattro: elasticità, invisibilità, fuoco e roccia. Poi cambiamo colore. Bello, blu e grigio. Poi diventa Colosso degli X-Men con questi colori. Poi questo è il mitico Thor, l'Asgardiano. Fa parte dei Vendicatori. Poi avete visto, ha un bellissimo mantello rosso e un potente martello Mjolnir. E ha sempre l'elmo in testa, con un paio di ali come Asterix. Però Thor ha sempre protetto la Terra e anche Asgard. È figlio di Odino e fratello di Loki. Ora guardate che succede quando cambiamo colore. Può diventare strano Thor. Anche Thor fa parte dei buoni, sia per gli umani che per gli asgardiani. Io vi saluto, ragazzi. Se questa video recensione vi è piaciuta, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e altri video vi aspettano. Un ciao da Gabriost. Sono sicuro che mi state seguendo dall'inizio alla fine.